stata anche una grande gioia sapervi riuniti in preghiera in queste settimane. So che i don vi hanno fatto pregare per me e per i miei compagni, che abbiamo vissuto un momento importante della nostra città, della nostra vita, che è stata l'ordinazione diaconale qualche settimana fa. E in questo momento il mio cuore è pieno di tanti sentimenti, ma il sentimento che domina di più è proprio quello di una grande gioia. Una grande gioia che è lo stare qui, in questa mia nuova comunità, è lo stare con tutti voi, ma al tempo stesso però ecco, il cuore è anche pieno di un po' di timore e di intimidazione, che però non, questo timore, questa paura non riescono ad avere la meglio, perché la gioia che in questo momento ho, ma soprattutto anche le tante consolazioni che mi arrivano da tutti voi, dalla preghiera, e mi stanno aiutando. E lo Spirito mi ha anche aiutato a ricordare una frase a me molto cara, che disse allora Papa, prima di Papa Francesco, si chiamava Giovanni Paolo II, e questo Papa ha detto una frase bellissima che vi leggo perché almeno così l'ascoltate: aprite, anzi spalancate le porte a Gesù, non abbiate paura di Gesù, perché quando lui viene non vi toglie niente ma vi dona tutto. È augurio che mi sento di fare proprio a tutti voi in questo momento, e che faccio anche a me stesso, è quello di aprire le porte a Gesù. Lui non ci toglie niente, e nonostante questo timore che ho, mi rendo conto che Gesù non mi sta facendo mancare niente, perché mi ha donato ciascuno di voi, mi ha donato questa comunità. Quindi io mi sento veramente molto bene da Gesù. Però ecco, questa domenica vorrei consegnarvi il mio augurio, e al tempo stesso è un augurio che faccio a me, riprendendo un santo che a me è molto caro. So che il Don mi ha già presentato, mi ha già detto alcune mie particolarità, alcuni appunto gli effetti come la Fiorentina, ho questa croce da portare, però nonostante questo ecco, è un santo che a me è molto caro, è Don Bosco, perché la scuola superiore l'ho fatta per 6 anni, ho fatto informatica prima di entrare in seminario, ed è stata una figura di santo molto molto importante per la mia vita. E lui, ecco, arrivando al punto, immaginava l'educatore, immaginava il prete con 4 caratteristiche, ed è a quello che ci facciamo oggi. La prima caratteristica che Don Bosco immaginava per il suo educatore, per il suo prete, era quella di essere un padre e un fratello. Se noi pensiamo, immaginiamo adesso nella nostra mente il nostro papà, noi immaginiamo innanzitutto una persona che innanzitutto ci ama, che ci vuole bene, prima ancora che noi ne vogliamo, pensateci bene. Ecco, noi siamo chiamati ad essere dei papà, dei fratelli per gli altri. Dobbiamo imparare a voler bene al nostro amico, alla nostra amica, ai nostri compagni, ancora prima che loro ce ne vogliano. E a questo compito Gesù chiama ciascuno di noi, chiama ciascuno di noi dal più piccolo e dal più grande. Tante volte sento dire, magari dagli animatori o dai più grandi, che questo è un compito del prete, della suora, dei consacrati. No, Gesù chiama ciascuno di noi ad essere un segno di comunione, a portare questa comunione, a portare questo amore. E il cardinale, il giorno della nostra ordinazione, a noi diaconi ci diceva questa frase, che è un po' difficile per i più piccoli, ma che poi la spiego. La vita, una vita che vale la pena di essere vissuta, è una vita che si mette a servizio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le nostre giornate, quando andiamo a scuola, quando andiamo all'università, quando andiamo al lavoro, le nostre giornate devono essere piene di gesti d'amore, proprio come fa il vostro papà, come fa la vostra mamma nei vostri confronti. E Gesù stesso ce l'ha insegnato.
Tante volte nel Vangelo noi sentiamo: io sono venuto in mezzo al popolo come colui che serve, oppure io sono venuto per essere servito, ma per servire. Però noi facciamo fatica con questo servizio, anche io stesso qualche volta faccio fatica. Perché? Perché un Dio, siamo un Dio, che si abbassa per servire l'uomo, ci scandalizza. Non ci piace questo Dio. Addirittura questo Dio ci arriva a lavarci i piedi, nella lavanda dei piedi. E l'immagine che per voi bambini, per aiutarvi a capire, è l'immagine del supereroe. Tutti voi, secondo me, avete un supereroe preferito. Chi magari sbaglia, comunque, ognuno di voi ha tanti supereroi, Ecco, Dio non si comporta come un supereroe, perché se ci pensate bene, in tutti quei film il supereroe riesce a vincere per le sue capacità, perché è bravo a sconfiggere il nemico, e riesce sempre a sconfiggere il nemico. Dio invece ha un limite, se così possiamo dire, il limite di volerci troppo bene. Dio ci vuole bene ed è grazie a questo bene che riesce a sconfiggere il male. Quindi ecco, stravolge l'idea del supereroe che noi abbiamo in mente e ci arriva dal film. Quindi l'augurio che mi sento di fare a tutti voi, ai più piccoli, ai più davanti, ai più grandi in fondo e anche per il fianco e dietro, è proprio quello di riempire la nostra vita d'amore, riempire la nostra vita di gesti di bene, anche a scuola, anche nel nostro sport, anche in università e anche al lavoro per chi fa la lavoro. E vorrei consegnarvi un'altra immagine, l'immagine della candela. Adesso qui davanti a me non ne ho, mi sono in fondo, ma qui dietro so che ce ne sono parecchie. Ecco, quando una candela brucia, lo fa come? Lo fa nel nascondimento, perché io in questo momento sto guardando voi, ma sono certo che la candela dietro di me sta bruciando. Così noi dobbiamo servire gli altri, dobbiamo aiutare gli altri, non aspettandoci sempre qualcosa in cambio. Tante volte diciamo: io ti faccio questo, però tu fammi questo in cambio. Invece noi dobbiamo bruciare proprio come questa candela, nel silenzio. E una seconda caratteristica che Don Bosco immaginava per i suoi educatori, per i suoi preti, è che loro erano capaci di far pensare a Dio, annunciavano Dio, e l'educatore sa benissimo che di fronte a un ragazzo, di fronte magari a una comunità, non è lui che fa crescere la comunità, ma è Dio, attraverso le vostre parole, attraverso i vostri gesti, che fa crescere quella persona, che fa crescere quella comunità. E qui per i più piccoli, ecco, porto un'immagine a me molto cara, che è quella della vetrata. Tutti voi avete presente la vetrata? Sì, vediamo le facce. Tutti voi sapete cosa sono le vetrate? Vetrate colorate, ce le abbiamo qua. Qua sono molto trasparenti, meglio così. Perché? Perché nella nostra vita, ragazzi, noi dobbiamo imparare ad essere una vetrata. Che cosa voglio dire? Dietro questa vetrata, immaginate che ci sia Gesù. Se la vetrata è colorata, voi vedete Gesù? Lo vedete? No. La nostra vita serve proprio per rendere questa vetrata più trasparente possibile. Perché? Perché la vostra amica o il vostro amico dietro di voi vedano Gesù. Se voi siete colorati, Gesù non lo vedono. Se invece voi siete trasparenti, ecco che il vostro amico, la vostra amica, i vostri genitori vedono Gesù dietro di voi. E una terza caratteristica, e quindi anche l'augurio, è quello di essere attento e attenti alle persone e saperle ascoltare veramente. Perché tante volte durante la giornata ci capita di incontrare una persona debole, una persona che ha bisogno, e come noi ci comportiamo con questa persona che ha bisogno? Bisogna essere attenti alle persone che ci vengono incontro, quindi aiutiamoci reciprocamente a essere attenti a queste persone, senza magari il pregiudizio. Il
Vangelo ci parlava della zizzania. Il male, in questo caso, potrebbe essere di chi programma la carità. Io questo la faccio, questo non la faccio, io questo sono attento perché mi sta simpatico, io questo non sono attento perché mi sta antipatico. E no, Gesù in questa domenica ci insegna proprio che noi dobbiamo essere attenti a tutti i più deboli e a tutte le persone in difficoltà. Quindi impariamo a riempire le nostre vite di quell'eccomi. Tante volte magari i genitori vi chiedono un aiuto, vi chiedono una mano, i vostri nonni vi chiedono un aiuto. La risposta allora non è proprio eccomi, ma è dopo, lo faccio dopo. Invece impariamo a riempire le nostre giornate di questo eccomi che Maria ha detto prima di noi. Un eccomi anche a Gesù. Non dimenticatevi di Gesù durante la giornata. È importante ricordarsi anche di Lui, perché come dicevo all'inizio, non ci toglie niente Gesù. Ci dà tante grazie, ci dà tante soddisfazioni, ci dà tanto bene. Però, ecco, per poter dire questo eccomi, per poter fare tutto ciò, occorre un po' di pazienza. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che la zizzania cresce insieme al grano e che il padrone non dice di andare a raccoglierla subito, ma di aspettare. Ecco, noi dobbiamo, gli adulti, dobbiamo avere appunto la capacità della pazienza. Pazienza è accogliere l'altro che è diverso da me, che è diverso da me perché magari non ha le mie qualità, non ha i miei doni, ha i suoi limiti e tante volte magari sappiamo accettarlo per questi suoi limiti. È un esercizio che vi posso dare per il resto della vostra vita, è quello magari alla sera, prima di andare a letto, oltre a ricordarvi di dire una preghiera a Gesù, è ripercorrere la vostra giornata di scuola, la vostra giornata di lavoro, magari anche lo sport, e vedere non tanto il male che vi è stato fatto, ma il bene, i gesti di bene che vi sono stati fatti dalla vostra maestra, dal vostro collega, dal vostro compagno d'università. Impariamo a guardare il bene che ci viene fatto, non fermiamoci sul male. E un secondo passo, qui, ripercorrendo la giornata, un secondo passo è vedere invece i gesti di bene che noi abbiamo fatto. Tutti di voi sicuramente li fate durante la vostra giornata. Quindi questo è un esercizio che tutti noi possiamo fare. E un'ultima caratteristica che concludo, che Don Bosco immaginava per l'educatore e per il prete, è quella di non essere un solitario. L'importanza appunto del camminare insieme. E come dicevo all'inizio, sono contento di essere qui con voi, perché cammineremo insieme per molti anni, con un progetto, quello di seguire Gesù. Io insieme agli altri donne vi aiuteremo a conoscere sempre di più Gesù, a tessere appunto con Lui un'amicizia. E quindi, ecco, il mio compito qui tra voi è proprio questo. E vi chiedo, ecco, la volontà di accompagnarmi in questi miei primi passi e di avere anche questa pazienza di cui parlavo, perché appunto l'essere discepoli di Gesù significa mettere a servizio gli uni degli altri i propri doni. Ognuno di noi ce li ha, ma se non li mette a servizio, ecco che non si crea questa comunione. Quindi vi chiedo proprio di condividere questi doni l'uno con l'altro, e questo è il mio augurio per